Hello guys, benvenuti in questo nuovo video e finalmente abbiamo il box di Phantom Nightmare che è un po' come se fosse la remastered del box di Oscurità Fantasma che abbiamo aperto anche in passato di recente sul canale, in coreano però, quindi se volete andatevelo a recuperare e ho comprato per l'appunto questo box proprio in memoria di quel box che per me è stato uno dei più impattanti della mia infanzia, ma anche della storia di Yugi, dato che all'interno abbiamo carte come il Drago Armato Oscuro che hanno caratterizzato gran parte dei formati, ma soprattutto alcune delle mie carte preferite, come appunto l'Horus Oscuro, vabbè, Drago Armato Oscuro, il Creatore Oscuro, diciamo carte utili a quei mazzi come l'Hopeless Dragon, cui profili trovate anche sul canale, che erano un po' ignorantoni. Detto questo, io direi di cominciare con l'unboxing, che è un po' il circolo dei pagliacci, per il semplice fatto che io non gioco Modern, però diciamo un minimo mi interesso, ecco. E infatti un altro dei motivi per cui ho deciso di comprare questo box è dovuto al fatto che ci sta l'archetipo praticamente ispirato a Elden Ring. Quindi, perché dire no? Mortacci 2. Ok, quindi abbiamo il box. Non ho ben chiaro magari la situazione di alcune carte, però pian piano vedremo. Ripeto, non farò chissà quali esclamazioni su alcune carte, almeno che non siano delle Quarter Century. Prima di continuare, caso che tu non sia iscritto, iscriviti al canale se ti piacciono appunto unboxing di questo tipo o anche di prodotti vintage, quindi come la Legendary Collection 5Ds di Joy, quindi prodotti del passato, ma anche diciamo contenuti in generale dedicati al retro format, dato che mi occupo principalmente di Edison, Tengu Planta, Hat e appunto anche un server dedicato con tornei dedicati a questi formati. Lasciate ovviamente sempre un mi piace e un commento, dato che aiutano e sostengono un po' questa mia attività su YouTube. Quindi, detto questo, io direi di procedere subito con l'unboxing del box, che rigorosamente in inglese, ma almeno è in prima. È un drago bianco chi blu, sta per arrivare dal mio stomaco, ma potremmo forse trattenerlo. E partiamo. Allora, io non sono abituato alle carte moderne, però cercheremo di andare abbastanza spediti. Ok, abbiamo fusioni, mazza, cioè come ciliegie arrivano. Andiamo prima super. E giustamente, se non erro, da questo box escono, cioè da questo box, i box moderni dovrebbero avere la super garantita all'interno. Non vorrei dire cavolate, mi pare sia così, se non ricordo male, perché dovete sapere che prima nel passato per trovare una super, a voglia spera. La voglio a pregare. Ok, White Sand Fish, Fish Lamp. Oddio, che carino che sei. Ma niente. Sì, però abbiamo una super. E ok. Mazza che comunque c'era di ragazzoli che gli artwork moderni, tanto di cappello. Cioè, per quanto io preferisca come gioco lo Yugi del passato, gli artwork moderni non gli evo di proprio un cazzo. Un po' furbina la Konami, comunque, che tende a mazza che figo lui, che tende a riprendere non archetipi ma mostri del passato, come per l'appunto Yubel, ecco, manco a nominarlo Yubel, per appunto portarsi magari giocatori un po' più vecchiotti come me al Modern, però, o semplicemente per collezionismo, Effettivamente son fighissime. Yubel è sempre stata una carta alquanto particolare. E caso che vogliate provare nell'Edison format, siate appunto giocatori di Edison, ho anche caricato una decklist dedicata a Yubel appunto durante quel periodo lì, quindi con i vecchi Yubel. Ora, perdonatemi se andrò un po' più spedito sulle common, però credo mi interessi un po' meno. Mazza Mystic Potato, che sarebbe la versione aggiornata del pomodoro. Voglio vedere per curiosità cosa fa. Vabbè, è letteralmente il pomodoro mistico, praticamente. Però da non in battaglia, ma da effetto carta. Ok, e gli ortaggi oscuri mistici sono quanto voluti alla Konami. Pure a me piacciono gli ortaggi, quindi mangiate gli ortaggi. Mazza, però, da notare che le carte stanno uscendo tutte così, letteralmente. Quindi devo stare anche attento a come le prendo. Ok, solo super mi stanno uscendo. Ancora non abbiamo trovato alcuna ultra. Ok,
e non so se siano garantite per box, ma penso di sì, almeno uno o due secret box. Ma noi andiamo avanti, a noi che ce frega. Ok, questa me la sento un po' sta bustina. Ok, oh, ecco, infatti avevo, non è chissà che carta, però per l'appunto io miravo a cercare questi cosini che sono le carte di Gata Elden Ring, che per quanto io non sia super amante dei Souls-like, cioè da giocare quantomeno, adoro però artwork e roba varia. Quindi pagliaccio due volte sono. No, gli artwork sono veramente pazzeschi, queste carte nuove. No, sto cazzo. Sto cazzo, quindi magari ho trovato pure una carta decente, ma io non me ne accorgo. Ho dato anche un'occhiata velocissima su Card Market, ma ho detto, mamma mia, che cacchio me ne frega. Io voglio il box per chi cazzi mia. Ok. Andiamo a vedere questa cartina. Goblin, Biker, Min, Merciless. Ok. Subiamo tutte su per qui. Ok, diciamo che la colonna di destra sta rivelando un pochettino me. Questo è dovuto secondo me a un fatto. Adesso vediamo tramite questa bustina, ma secondo me c'è un perché per cui non. Ma questo è un bel drago. Per cui. Oh, vieni qua. Vai, arricchisci di collezione di Elden Ring. E perché non abbiamo fatto le dovute presentazioni? Quindi, forbicine blu dell'IKEA. Voi che siete i miei compagni in ogni video unboxing, praticamente, nel 90%. Cosa vuoi dire ai nostri telespettatori? Che hanno, ecco, vedi, vedi, io ho presentato magari anche una merda sta carta, eh. Dopo me la leggo. Sarà anche una merdina, però per farvi capire la potenza delle forbicine blu dell'IKEA, non so sponsorizzato, ma ragazzi, forbicine blu dell'IKEA nelle mie mani, queste qui nello specifico, gustose. Ma non fate le signorine voi due, che capito che. Ok, Nyxid, la Rosemary, ok. Non ho manco idea se tipo determinate super costino un pochettino rispetto ad altri, visto diciamo il fatto che escano di più. Poi ovviamente dipende dal ratio, dal fatto di se si giochi o meno, ma ripeto, io non conosco appunto il meta moderno. Di conseguenza non posso valutare e mi farò aiutare da chi di competenza. Quindi non ho paura di quello. Semplicemente ho voluto fare questo unboxing principalmente per voi, perché avevo messo alle votazioni un bel po' di voti a favore. E te, vabbè, mi tocca sganciare. Mazza che fighi pure le common. Mi tocca sganciare i soldini. Allora, con me mi piacciono un po' i pesciolini. Ok, apriamole peggio di un cocomero. Andiamo abbastanza. Oh, questa so che costicchia sui 10 euro la Safira. Questa è una delle poche carte che mi ricordo, quindi not bad. Not bad affatto. Visto, almeno un minimo ho studiato. Anche se qualche ripetizione la facciamo, dai che. Sicuro finiamo qualche video di un certo YouTuber, visto che non capisco un cazzo di ste carte moderne. Ok? Dio, sei inquietante. È bellissimo per quanto inquietante. Qualcuno ha detto inquietante? Mi piace. Che è sto coso? Junk Dragon. Ok. Io mi vorrei anche soffermare sulle common, ma boh, non è che chissà che commenti abbia da dire. Poi, a quanto pare, la generazione di ora è un pochettino, come si suol dire, quella di TikTok, quindi si tende anche a skippare i video. A vedere i video tipo così. Oddio, ma non sulla carta buona, però. Così, così si guardano i video su YouTube. Visto, cioè, video che ne so, 40 minuti, ne dura 2 in media. Come visualizzazione media, perché sì, possiamo vedere questi dati da YouTube, incredibile. Oh! Questa la sappiamo che è la carta che forse un pochettino costicchia. Scusate. E
Io ho preparato anche le bustine, quindi ce la imbustiamo. E ci imbustiamo pure questa. Momentaneamente l'ho messo qui perché non trovo le perfect sleeve pure io, vabbè. A proposito di questo, ragazzuoli, se volete alcune delle carte, magari sia quelle che vedete, ma soprattutto coreane, giapponesi, le potete trovare sul mio store su Card Market. Quindi, qualora vi dovesse interessare, andate magari a dare un'occhiata. Il link sta qui sotto in descrizione e, diciamo, tramite gli acquisti che fate posso praticamente investire sul canale e investire quei soldi appunto per portare altri video. Quindi magari se avete qualche unboxing, qualcosina da suggerire, why not, fatelo tranquillamente. Ok, quindi diciamo non male, ci abbiamo quasi finito il box. Io ripeto, come al solito, non mi ricorderò mai il numero di... Ok, abbiamo una ultra che sarebbe Goblin Biker, un altro di quelli, Dug Charger. Ok, ce lo rimettiamo in bustina. E continuiamo. Oddio, ho tagliato una carta? No. Credo. Non credo. Oh, allora, lui, ragazzoli, è vero che non vale tanto, ma ripeto, è la carta che forse principalmente cercavo, visto che, ripeto, io tendevo a cercare a, diciamo, a vedere questo box per Elden Ring. Quindi ce lo mettiamo anche lui da parte. Ci piace. Arthur che è veramente, veramente pazzesco. Quindi sono due secret box. Wow. Nettamente migliore rispetto al passato sta roba, perché prima la secret era una e molte volte era una merda pure. C'è da dire, quindi Konami almeno su questo tanto di cappello, anche se dovresti migliorare dal punto di vista competitivo, quindi dare un pochettino di più spazio a chi gioca competitivo. Io onestamente sono uno di quelli che me ne frega proprio del competitivo, me ne frega proprio un cavolo, però secondo me rispetto ad altri giochi soffre un pochettino di più, visto che i premi in palio non so chissà che cosa, e non voglio dire che non ne valga la pena, però vedi Pokémon che combina. Ok, un'altra Roma del cavolo. Mi stanno un po' antipatiche queste cartine così. E ultima bustina. Niente di che. Se riuscissi ad aprirlo. Ok. A proposito di Elden Ring, abbiamo questa. Il bonfire non c'è qua dentro, ovviamente. Però diciamo che mi paiono tutti i piro qui dentro. Già ammazza queste cose, mamma mia che giocatore. Vabbè, quindi ragazzuoli, nel complesso non mi sembra essere andato così male affatto, soprattutto perché abbiamo trovato la signorina qui. E niente, io vi ringrazio nel caso per aver guardato il video fino a questo punto, quindi se siete anche giocatori di moto e siete interessati anche al retro format, siete nel posto giusto, andate a controllare le mie guide in merito a quest'ultimo, che siano formato Edison, Tengu, Hat, pian piano arriveranno altri tempo permettendo. E niente, ci vediamo magari al prossimo unboxing di un prodotto veramente particolare, esclusivo CG, e caso che vi interessino prodotti vintage andate a recuperare la playlist appunto dedicata. Quindi da me e le forbicine dell'IKEA blu è tutto. Lo so che sono rigorosamente azzurre, ma sulla confezione c'era scritto blu, quindi sono le forbicine blu dell'IKEA. È tutto. Arrivederci e al prossimo video. See you next time.